Quindi questa è stata la mia prima educazione e io ripeto, è un'educazione assolutamente letteraria. Al tempo stesso leggevo, ma i primi libri che lessi da bambino, una volta si leggeva Salgari, che oggi si legge molto meno, forse se ne parli ai ragazzi non sanno nemmeno chi Capo è. E invece Salgari è un personaggio di un fascino e anche di una tragicità incredibile. Tra l'altro si suicidò ed era abbastanza giovane, la moglie impazzì, fu ricoverata in manicomio, doveva scrivere 3 pagine al giorno, gli editori stavano dietro. È una storia molto, molto triste, aveva 4 figli proprio. E di Salgari lessi da ragazzo tutto il ciclo, diciamo, di Sandokan. Ma mi sono fatto questa idea io, che in Italia manca il romanzo del Risorgimento. Per noi abbiamo proprio un buco nella nostra storia, nel nostro romanzo, che è quello del Risorgimento. Cioè, gli americani sul West hanno fondato un'epopea, nel cinema, e noi sul Risorgimento, che comunque è avventuroso, è una lotta di liberazione, non abbiamo pochissimo in termini soprattutto letterari, a parte Ippolito Nievo e qualcosa Manzoni traslitterato un po', però abbiamo poco. E sono convinto io che il romanzo del Risorgimento italiano l'abbia scritto Salgari, perché ho trovato, e io pensavo all'inizio fosse una mia follia, ma in realtà poi ho trovato una lettera sua in cui lui dice che il personaggio di Sandokan, e qua sempre torniamo ai personaggi di romanzo, come vengono inventati e ritornano dalla realtà, lui lo pensò, lo immaginò sull'esempio di Garibaldi. Ora, e se ci pensate un attimo, Garibaldi e Sandokan sono molto simili, capelli lunghi, corsari, perché Garibaldi era un marinaio, faceva la guerra di corsa a Montevideo, appunto. Poi ha un luogotenente. Ed è Yanez, ma lui aveva Nino Bixio, i tigrotti di Mompracen, e sembrano i mille con la camicia rossa, l'isola di Mompracen ed è Caprera. Cioè, ci sono analogie incredibili, ed è soprattutto lo spirito però che pervade quei romanzi, che sono romanzi per ragazzi, però lo spirito è lo stesso spirito idealista di giovani, tanti giovani che per esempio anche di queste parti e del nord vennero a morire in Sicilia o a Roma per liberare, e c'è sempre questo rapporto tra romanzo e storia, e questo Salgari è stato fondamentale proprio tra i primi libri che ho letto. E